Capitolo 32. Come frate Masseo si fe umile. I primi compagni di San Francesco, con tutto il loro sforzo, si ingegnarono essere poveri di terrene cose et ricchi di virtù, per le quali si perviene alle vere ricchezze celestiali ed eterne. Avvenne un dì che, essendo raccolti insieme ad parlar di Dio, uno di loro disse: «Fu uno grande amico di Dio et aveva gran grazia di vita attiva et di contemplativa, et con questo aveva tanto profonda et eccessiva umilitade che grandissimo peccatore si riputava. Questa umiltà il santificava et confortava et confirmava in grazia, et di continuo lo faceva crescere in virtù et doni di Dio, né mai lo lasciava cadere in peccato». Udito frate Masseo così maravigliose cose dell'umiltà, et conoscendola per uno gran tesoro di vita eterna, cominciò ad essere sì infiammato ed acceso d'amore di questa virtù di umiltà che con gran fervore, levando la faccia al cielo, fece voto et proponimento di non rallegrarsi mai in questo mondo fino a tanto che sentisse detta virtù perfettamente nell'anima sua. Et d'allora innanzi si stava quasi sempre rinchiuso in cella, macerandosi in orazioni, discipline, vigilie et pianti grandissimi dinanzi a Dio per impetrare questa grazia da Lui, senza la quale dello inferno si reputava degno, et della quale quello amico di Dio che udito aveva era sì dotato. Stato frate Masseo per molti dì in tale desiderio, avvenne che un dì entrò nella selva in virtù di spirito, andando per quella gittando lacrime et sospiri et voci, domandando con fervente desiderio a Dio questa virtù divina. Et peroché Iddio esaudisce volentieri l'orazioni degli umili et contriti, stando lui così, li venne dal cielo una voce, quale lo chiamò due volte: «Frate Masseo, frate Masseo». Conoscendo lui per spirito che quella voce era la voce di Gesù Cristo, risponde: «Signor mio, Signor mio». Et Cristo ad lui: «Che vuoi tu dare per ottenere la grazia che domandi?» Risponde: «Voglio dare gli occhi del corpo mio». Et Cristo a lui: «Voglio che tu abbia la grazia et anco gli occhi». Questo detto, la voce sparve. Rimase frate Masseo ripieno di tanta grazia della desiderata virtù di umiltà et lume di Dio, che d'allora innanzi sempre era in giubilo. Et spesse volte, quando egli orava, faceva un giubilo uniforme come una colomba, ottuso: con faccia lieta et giocondo cuore, continuo in contemplazione stava. Essendo umilissimo diventato, si reputava il minimo di tutti gli uomini del mondo. Domandato da frate Jacopo da Fallerone perché il suo giubilo non mutava verso, con gran letizia rispuose: «Quando in una cosa si trova omni bene, non è bisogno mutar verso». Allaude di Gesù Cristo crocifisso. Capitolo 33. Come il Papa andò a visitare Santa Chiara. Santa Chiara, divotissima discepola della Croce di Cristo e tenobile pianta di Messer San Francesco, era di santissima vita, sicché non soltanto i vescovi et cardinali,
ma Eziandio il Papa desiderava con grande affetto udirla e vederla, onde personalmente la visitava spesso. Tra l'altre, una volta andò al monistero di lei per udirla parlare delle cose celestiali di Dio e te divine. Essendo così insieme in ragionamenti divini, essa intanto fece apparecchiare la mensa e mettervi il pane a ciò che il Santo Padre lo benedicesse. Sicché, compiuto lo ragionamento spirituale, Santa Chiara si inginocchia e umilmente il priega che gli piaccia benedire il pane posto sulla mensa. Risponde il Papa alla fedelissima Santa Chiara: «Io voglio che benedica tu il pane e te faccia vi sopra il segno della croce di Cristo al qual ti sei tutta data». «Perdonatemi», dice Santa Chiara, «beatissimo Padre, ch'io saria degna di troppa gran reprensione se innanzi al vicario di Cristo io, che sono femminella vile, tal benedizione presumessi fare». Risponde il Papa: «A ciò che questo non sia reputato ad reprensione, ma merito d'ubbidienza, io ti comando, per merito di santa ubbidienza, che sopra ad questi pani faccia il segno della croce e tal nome di Dio li benedica». Santa Chiara allora, come vera figliuola di santa ubbidienza, benedisse con grande umiltà e devozione quelli pani, facendovi sopra il segno di santa croce. Mirabil cosa! Subitamente, in tutti quei pani, apparve il segno di santa croce, bellissimo, intagliato. Le quali pani, allora, parte ne fur mangiati, et parte, per miracolo, ne furono serbati, et mangionne con gran divozione il Santo Padre. Poi si partì, lasciando con molta divozione Santa Chiara. In quel tempo dimorava in detto monisterio suora Ortolana, madre di Santa Chiara, e suora Agnese, sua sorella, amenduni insieme con Santa Chiara, piene di virtù e di Spirito Santo, con molte altre monache, alle quali mandava Santo Francesco molti infirmi, che con orazioni e col segno della croce rendevano a tutti perfetta sanità. Allaude di Gesù Cristo crocifisso, benigno Signor nostro. Capitolo 34. Come Santo Lodovico, re di Francia, andò a visitare frate Egidio. Andando Santo Lodovico, re di Francia, in pellegrinaggio, visitando i santuari per lo mondo, udita la grandissima fama di frate Egidio, personalmente deliberò visitarlo. Onde venne ad Perugia, dove lui stava. Et giunto alla porta del monisterio ove lui stava, come pellegrino sconosciuto con pochi compagni, domanda il portinaro di frate Egidio, non dicendo però cui fusse. Il portiere dice a frate Egidio come alla porta è uno pellegrino che lo domanda. A frate Egidio fu rivelato da Dio che quello era lo re di Francia. Di che, con fervore grande, esce di cella, correndo alla porta senza altro dimandare, né che mai più si fossino veduti, con grandissima divozione si inginocchiarono ed abbracciarono insieme con tanta dimestichezza ed amore, come se lungo tempo fossino stati amici intrinsechi. Ma già per tutto questo non parlava l'uno all'altro, ma stavano così abbracciati stretti, con grande amore et molto silenzio. Stati che furono per grande ora in detto modo, senza dirsi alcuna parola, si partì l'uno dall'altro. San Lodovico andò ad suo viaggio, frate Egidio tornò alla cella sua. Andandosene lo re, un frate domandò uno dei suoi compagni: «Chi fu colui che tanto abbracciato era stato con frate Egidio?» Rispose:
È Lodovico, re di Francia, che ad visitare è venuto frate Egidio. Dicendolo questo frate a degli altri frati, ebbono malinconia et stupore che frate Egidio non gli aveva parlato una sola parola. Lamentandosi poi con frate Egidio, dissono: «Come sei stato sì villano che a uno così fatto re, venuto fino di Francia per vederti e t'udire da te alcuna buona parola, non gli hai voluto dire niente? Per certo meriti riprensione». Rispose frate Egidio: «O carissimi fratelli, non vi maravigliate di ciò, peroché egli ad me, né io a lui, alcuna parola poté dire, che sì tosto come noi fummo abbracciati insieme, la luce della divina sapienzia manifestò e te rivelò a lui il cuore mio, et a me il suo. Et così, per rivelazione divina, riguardandoci i cuori, ciò che voleva dire a me e io a lui, molto meglio conoscevamo che se avessimo parlato con la bocca et con maggior consolazione. Et se avessimo esplicato con voce quello che sentavamo col cuore, per difetto della lingua umana che non può chiaramente esprimere i misteri et segreti di Dio, ci sarebbe stato piuttosto sconsolazione che consolazione. Però sappiate certo che lui partì mirabilmente consolato, simile io da lui. Allaude di Gesù». Capitolo 35. Come Santa Chiara per miracolo fu portata all'Uffizio di notte. Essendo una volta Santa Chiara gravemente inferma, sicché non poteva niente andare con l'altre suore a dire l'ufficio, et venendo la solennità della Natività di Cristo, andarono tutte l'altre suore alla chiesa la notte al mattutino. Essa, malcontenta, rimase nel letto sola, non potendo andare con l'altre. Ma Gesù Cristo, sposo suo, non volendo lasciarla tanto sconsolata, la fece miracolosamente portare alla chiesa di San Francesco e testare invisibile a tutto l'ufficio della notte. Ed oltre a questo, ricevette la Santa Comunione, et poi la fece riportare al letto suo. Compiuto poi l'ufficio, et tornate le monache ad Santa Chiara che stava a San Damiano, dissono: «O Madre nostra, come gran consolazione tutte quante abbiamo avute in questa santissima natività! Or fosse piaciuto a Dio che voi fosse stata con esso noi». Rispuose essa: «Laude et grazie rendo al mio Signor Gesù Cristo benedetto, sorelle mie et carissime figliuole, peroché a omni solennità di questa santissima notte, et ad maggiore che non siate state voi, sono stata io con molta consolazione dell'anima mia, peroché per ordine et prieghi di mio padre Santo Francesco, et per grazia di mio Signore Gesù Cristo, io sono stata nella chiesa del padre mio Santo Francesco, et con miei orecchi corporali et mentali ho udito l'ufficio tutto, il canto et sonare d'organi che vi si è fatto, et medesimamente ho quivi presa la sacra comunione. Onde di tanta grazia ad me fatta, rallegratevi, ringraziando nostro Signor Gesù». Capitolo 36. Visione di frate Lione rivelata a San Francesco. Una volta, essendo San Francesco gravemente infermo, frate Lione lo serviva.
quale, stando in orazioni presso a San Francesco, fu ratto in estasi e temenato in spirito a uno grandissimo fiume, impetuoso et largo. Et stando quivi ad guardare, vide alquanti frati caricati entrare in questo fiume, quali subitamente erano abbattuti dall'empito del fiume et annegati. Alquanti altri andavano fino al terzo, alquanti fino al mezzo, alquanti altri fino ad presso l'altra proda o ripa, quali tutti, per l'empito del fiume et pel peso che portavano addosso, cadevano et annegavano nel detto fiume. Veduto questo, frate Lione aveva loro gran compassione. Subitamente, stando in questo, ecco venire gran moltitudine di frati, senza nullo carico o peso di nulla cosa, nei quali riluceva la santa povertà. Entrati nel detto fiume, senza pericolo, sicuri, passarono dall'altra banda. Veduto questo, frate Lione ritornò in sé. San Francesco allora vide frate Lione aver veduto alcuna cosa. Chiamollo e te disse che veduto aveva. Come gliele ebbe detto, disse San Francesco: «Tutto che vedesti è vero, e il fiume grande è questo mondo. I frati che annegano nel fiume sono quelli che non seguitano la evangelica professione, specialmente l'altissima povertà. Quelli che passano senza alcuno pericolo sono quei frati che alcuna terrena cosa né carnale cercano né posseggono in questo mondo. Ma solamente avendo il temperato vivere et vestire son contenti, seguitando Cristo nudo in croce. Et il peso è il soave iogo di Cristo, et di santa ubbidienza, et allegramente et volentieri portano. Et però agevolmente dalla vita temporale passano ad vita eterna. Allaude di Cristo Gesù crocifisso». Capitolo 37. Come San Francesco vestì frate uno gentile uomo. Santo Francesco, servo di Gesù Cristo, giungendo una sera al tardi ad casa di un gran gentile uomo potente e ricco, fu ricevuto da lui coi compagni ad albergo, come fussero stati angeli di vita eterna, con grandissima cortesia et devozione, facendo loro omni onore et cerimonie possibili a lui. Onde San Francesco grande amor li puose, considerando che entrando in casa sua, esso l'aveva abbracciato et amichevolmente baciato. Poi li aveva lavati i piedi, rasciutti et baciati con umiltà et devozione, facendo loro un buon fuoco. Apparecchiato la mensa con molti buoni cibi, mentre mangiavano, costui con allegra faccia continuamente li serviva. Mangiato che ebbono, disse questo gentile uomo: «Ecco, padre, io vi proferro me e te le cose mie. Quando avete bisogno di tonica o mantello e qualunque altra cosa, comperate, ch'io pagherò. Vedete, io sono apparecchiato a provvedervi di tutti i bisogni vostri, perché con la grazia di Dio molto ben posso, con ciò sia cosa che io abbondo in omni temporali beni. Però, per amor di Dio che me li ha dati, volentieri ne fo bene a poveri suoi». Veduto San Francesco tanta amorevolezza et cortesia in lui, et sue larghe profferte, li concepette et puose tanto amore che partendosi poi andava dicendo col compagno: «Veramente questo gentile uomo
Saria buono per la nostra compagnia, qual è sì riconoscente e cortese verso Iddio, amorevole et cortese al prossimo et a poveri. Carissimo fratello, sappi che la cortesia è una delle proprietà di Dio, quale la sua piova dà a giusti e agli ingiusti per sua cortesia. E te la cortesia è sorella della carità che spegne l'odio e te conserva la carità e te l'amore. Et perch'io ho conosciuto in questo buono uomo tanta virtù divina, volentieri per compagno lo vorria. Onde io voglio che noi torniamo uno dì a lui, se forse Dio li toccasse il cuore ad voler accompagnarsi con esso noi al servizio di Gesù Cristo. In questo mezzo pregheremo Dio che li metta in cuore questo desiderio e te diali grazia di farlo. Poi, fatta l'orazione per San Francesco, Dio mise questo desiderio in cuore al detto gentile uomo. Allora San Francesco al compagno disse: «Andiamo a casa del nostro cortese amico, che io tengo certa speranza in Dio che lui, con la cortesia delle cose temporali, darà a se medesimo il nostro compagno». Adunque, andando, essendo presso ad casa sua, disse San Francesco al compagno: «Aspettami un poco, che voglio pregare Iddio che faccia prospero il viaggio nostro e che la nobil preda che aspettiamo di torre al mondo piaccia al nostro Signore Gesù Cristo concedere a noi poverelli et deboli per virtù di sua santissima passione». Questo detto, in orazione si puose in parte che quel gentile uomo lo poteva ben vedere. Et come piacque a Dio, guatando colui in qua et in là, vide San Francesco stare in orazioni innanzi a Gesù Cristo molto di